E se tutto ciò che ci è stato insegnato da tutta una vita, che il pianeta su cui viviamo è una menzogna completa? Il potere in controllo è sostenuto dal male e non si fermeranno davanti a nulla per rimuovere la possibilità del creatore, oddio. Hanno creato il Big Bang e l'evoluzione. Se credete in queste due cose, ecco che l'esistenza di Dio viene distrutta. Questa non è la Terra su cui vivete. Da 500 anni la Kabbalah, l'elite degli adoratori del Sole, hanno propagandato una cosmogonia nichilista, ateista, e sistematicamente ci hanno ingannati nel credere che viviamo su una gigantesca palla inclinata, che vacilla e gira a 1000 miglia orarie sul suo asse centrale, viaggia a 67.000 miglia orarie attorno al Sole, avvolgendosi attorno alla Via Lattea a 500.000 miglia orarie, mentre l'intera galassia sfreccia alla ridicola velocità di 670 milioni di miglia orarie attraverso l'universo con tutti questi movimenti, originati dall'esplosione cosmogenica del presunto Big Bang 14 milioni di anni fa. Questo fa un totale enorme di 670.568.000 miglia per ora in diverse differenti direzioni, dove si suppone che ci muoviamo simultaneamente, anche se nessuno ha mai provato uno di questi singoli movimenti che dovrebbero comunque esistere. Ma voi continuate a credere che questo sia l'universo in cui viviamo, a caso, accidentalmente, senza scopo, insignificante, senza senso, non spirituale, nichilista e caotico. Continuate a chiedere del bordo della Terra piana, ma non vi siete mai chiesti del bordo di questo infinito universo di cui pensate esista? Ancora ed ancora questa realtà del falso mondo vi è stata presentata come verità assoluta, per continuare a tenervi sconnessi dalla vera fonte della realtà. Alle vostre prime memorie vi è stato insegnato che la Terra è una palla che gira. Così passate la vita guardando ma senza osservare e pensare veramente. Siete tenuti impegnati a giocare col loro stupido gioco della palla. Nei loro giorni moderni i maghi vi hanno indottrinati ed abbindolati nel credere alla gravità, alla relatività senza senso basate sull'assurdità della Terra palla, distribuendo numeri nel cervello annaspante con formule matematiche per sopraffare la mente umana. Siete qui, fanno sì che abbiate una fede nel fatto che siete una fortuita coincidenza cosmica a caso e non una intenzionale creatura divina. Eliocentrismo. Modello astronomico dove la Terra e i pianeti ruotano attorno al Sole che sta al centro del sistema solare. Elio, antico dio Sole. Considerate che le persone autorevoli ed esperte, manipolatori, imbroglioni, ciarlatani, vi hanno programmati per fidarvi della loro scienza, ovvero le fiabe, per rifiutare i vostri propri occhi e le esperienze, così da ignorare tutte le prove empiriche. Adesso siete pronti per essere deprogrammati? Prima della fine di questo video vedrete che il modello della Terra palla rotante dell'eliocentrismo è uno scherzo totale. La vostra intuizione, il buon senso e l'intelletto vi daranno la forza di riconoscere, ammettere ed accettare la visione del geocentrismo. Ma questo solo se il vostro ego, l'ostinata arroganza e la testarda ignoranza non cessano di accettare l'ovvia verità. Ricordate, la vanità previene il progresso. Che cosa troverete se osservate veramente e meditate sul mondo attorno a voi? La Terra piana. Niente curvatura, orizzonte piatto, terra che non gira. La stazionaria, immobile e fissa terra piana. Questo è come è il nostro universo. Semplicemente come si osserva ogni giorno, costruito dal grande architetto. Ci hanno insegnato quanto era grande la stupidità e l'ingenuità quando i nostri avi ignoranti credevano che la Terra era piatta e che se qualcuno in qualche modo pensa ancora che la Terra è immobile al centro dell'universo, quello è il più primitivo tipo di ignorante.
Il fatto del problema, comunque, è che tutto quanto è in realtà come appare. La Terra è piana ed immobile come sembra, il Sole e la Luna sono della stessa grandezza e tutti i corpi celesti ruotano attorno a noi. Questo universo geocentrico stabile, dimostrato vero da esperienze ed esperimenti, che ha regnato indiscusso per migliaia di anni, dove spiegano adeguatamente tutti i fenomeni terreni e celesti, sono stati estirpati violentemente, gettati via e fatti volare nello spazio infinito dai cabalisti e dagli astronomi teorici adoratori del Sole. Sono il Sole, la Luna, le stelle, il cielo e la Terra che compongono il nostro intero universo. Ci hanno mentito sulla luce. Non viaggia da miliardi di miglia. La sua distanza è di poche migliaia di miglia, nei migliori dei casi. La velocità della luce è un'altra menzogna per perpetrare il fasullo modello eliocentrico. Il Sole è piccolo e vicino ed illumina la Terra localmente. Un esempio del limitato getto di luce del Sole. Quindi, perché hanno usato questo simbolo per il Sole e la Luna, per la notte e il giorno? Adesso lo sapete. Un orologio creato divinamente. L'avete afferrato? Tenete a mente, l'uso del termine terra piana non significa un panorama privo di monti e montagne, piuttosto è un termine usato per distinguere l'idea di una terra stesa su un piano orizzontale, contro l'opposta ed ampiamente accettata idea di una terra che è un globo rotante che fluttua nello spazio. La Luna è stata sistemata come una luce ed il Sole come una lampada raggiante, tutte e due in vicinanza della Terra, dal Creatore Supremo. Vedete come la notte copre il giorno e come il giorno copre la notte? Esattamente come lo osservate ogni giorno. Perché il Sole, la Luna e tutte le stelle sembrano girare attorno alla Terra stazionaria. Perché lo fanno? Osservate come si muovono quasi alla stessa velocità. La Luna e Sole esattamente uno di fronte all'altro sulla Terra piana. Equinozio, solstizio d'estate. Il viaggio annuale del Sole da tropico a tropico, solstizio da solstizio, è quello che determina la durata e la caratteristica dei giorni, delle notti e delle stagioni. Questo è il motivo per cui le regioni equatoriali sperimentano per tutto l'anno estate e caldo, mentre alle alte latitudini nord e specialmente a sud sperimentano delle stagioni più distinte con inverni rigidi. Di segno intelligente. Luna, Sole. Solstizio di dicembre. Solstizio di giugno.
le 28 fasi della Luna. Le fasi della Luna sono il ciclo naturale della Luna. Sono segni fissi per marcare i periodi del tempo per l'umanità. La Luna è completamente indipendente e chiaramente autoluminescente. Brilla con la sua propria ed unica luce. Non riflette la luce del Sole. Tutte e due orbitano la Terra piana. Luna piena. Il Sole e la Luna sono luminarie che girano attorno alla Terra una volta ogni 24 ore, illuminando come proiettori le aree sopra cui passano. Sia il Sole che la Luna seguono il loro unico e proprio percorso durante l'anno. È molto probabile che il Sole e la Luna non siano solidi. Sono corpi opachi o masse di materia, se non addirittura densamente fisiche, ma sono semplicemente dei dischi luminosi traslucenti, luminosi senza sostanza, in grado di passare uno attraverso l'altro durante l'eclissi, eclissi solare e lunare. Il motivo per cui il Sole e la Luna sembrano essere della stessa grandezza è perché lo sono. Ma gli pseudoscienziati fanno sì che ignoriate i vostri sensi donati da Dio per raccontarvi che uno è 400 volte più grande e molto più lontano dall'altro. La luce del Sole è dorata, calda, secca, preservatrice ed antisettica, mentre la luce della Luna è argentea, fredda, umida, putrefattiva ed infetta. La luce del Sole e della Luna sono uniche e chiaramente hanno proprietà completamente differenti. Uguali, divini, equilibrati, opposti. La verità è ben conosciuta dai massoni gesuiti, dagli adoratori del Sole e dall'elite globalista. Le stelle sono fisse insieme alla sfera celeste. La stella polare è una stella stazionaria, l'asse di rotazione della cupola del cielo. I mondi fisici di terraferma, pianeti lontani milioni di miglia, no. I soli lontani simili al nostro, no. Lontani trilioni di miglia o anni luce, no. Gigantesche sfere ardenti o semplicemente punti di luce, luminarie non fisiche create per decorare il cielo, che cambiano colori costantemente come il ciclo di un prisma che attraversa tutti i colori dell'arcobaleno. Segmenti trasparenti? Dischi rivolti verso terra? Credete veramente che questi sono soli super lontani trilioni di miglia, ognuno completo del suo proprio sistema solare con lune orbitanti e pianeti come la Terra in grado di albergare potenziale vita aliena? Oppure queste stelle sono semplicemente dei piccoli punti di luce nel cielo notturno? Tutte queste stelle vi sembrano come il Sole, secondo voi? Avete visto ancora il Sole luccicare, sfarfallare e cambiare colore come questo? Pensate veramente che riesco a zoomare così vicino ad un oggetto che è infinitamente lontano? Ogni stella è unica. Che cosa vi dicono i vostri occhi? Palle ardenti di gas o elettriche nella natura? Sono luminescenti? Questi sono fra gli stupendi segni del Creatore. Le stelle erranti. Nell'alternarsi della notte e del giorno ci sono sicuramente segni per coloro che vogliono meditare. Vedete come il Creatore fonde la notte nel giorno ed il giorno nella notte? Ognuno percorre il suo corso designato.
l'intero universo esiste e funziona nella sua migliore ed ordinata maniera, perché la legge divina lo governa. Asse celeste. Punto focale. Il firmamento della cupola di vetro. L'idea di catturare l'intera Terra in una singola fotografia è semplicemente ridicola, perché lo spazio è una invenzione, non esiste. La sola cosa che hanno inviato nello spazio è la vostra immaginazione. Altrimenti perché pensate che dicono il cielo è il limite? La Terra è stata fatta per voi come un'ampia distesa, una struttura che si protende. La Terra è un piano piatto, esteso, orizzontale, non un pianeta. Il solo piano materiale che esiste. Pensate alla Terra come un regno, non un oggetto, un mondo racchiuso. Un organismo ambiente. Così tanto ordine e disciplina, e voi credete che è successo per caso, che non c'è un creatore dietro a questo? La Terra è stata creata per voi come un giaciglio ed il cielo come una calotta. Il sole, la luna e le stelle si trovano all'interno della volta del cielo e si muovono sopra ed attorno alla Terra. La Terra è piatta, fissata al centro dell'universo, attorno alla quale tutto quanto gira nel cielo, indica un'importanza speciale ed un significato non solo per la Terra, ma per noi esseri umani, i più intelligenti fra i disegni del progettista intelligente. Hanno trasformato la Terra in una palla rotante che gira attorno al sole, sparata attraverso lo spazio infinito da un Big Bang senza Dio, e trasformato l'umanità in un incidente casuale, senza senso, senza scopo e senza proposito, dentro un cieco e stupido universo. Ci hanno rubato le nostre fondamenta, tenendoci in uno stato di confusione così che non sappiamo dove siamo e chi siamo. È un sistema traumatico basato sul controllo mentale. Hanno strappato via la spiritualità da noi attraverso le manipolazioni mentali. La macchina perfetta creata semplicemente per noi. Sorgono nello stesso posto. E tramontano nello stesso posto. Due cerchi della stessa grandezza equidistanti tracciano lo stesso percorso ad una velocità simile attorno alla Terra piatta e stazionaria. L'orizzonte è la linea dove la Terra e il cielo sembrano incontrarsi. È il limite del nostro campo visivo, non la presunta curvatura della Terra. La matrice della prospettiva. L'apparenza del sorgere, del picco del tramonto, è dovuto alla legge comune della prospettiva, dove gli oggetti più alti appaiono alti sopra la testa quando sono vicini, ma in lontananza gradualmente si abbassano fino al punto di fuga. Località del sorgere del Sole e della Luna sull'orizzonte orientale. I punti di luce del Sole e della Luna librano perennemente sopra e paralleli alla superficie della Terra. Località del tramonto del Sole e della Luna sull'orizzonte occidentale. Dal nostro punto di vista, a causa della legge della prospettiva, le luminarie del giorno e della notte sembrano alzarsi dall'orizzonte orientale, curvano fino al picco, alte sopra la testa, e poi si abbassano sotto l'orizzonte occidentale. Il sole e la luna sopra la terra piatta?
Sembra che tutto l'universo col Sole e la Luna sia una cosa magnifica creata per quelli sulla faccia della Terra per tenere in considerazione i giorni, i mesi e gli anni. Il Sole illumina solo le nuvole che lo circondano? Come potete credere che il Sole sia lontano 150 milioni di chilometri quando l'angolo dei suoi raggi indica qualcos'altro? Il Sole circola sopra la Terra piana ed illumina solo una certa distanza, come un minuscolo riflettore in una stanza buia. Maestoso, non trovate? Chi può aver creato un capolavoro così glorioso, perfetto e bello e così grazioso da creare questo modo spettacolare che possiamo ammirare ad occhio nudo? Ad eccezione del Dio Onnipotente? Se la Luna è lontana 400.000 km, sarebbe impossibile per noi vedere i suoi dettagli ad occhio nudo. E inoltre irraggiare con la sua luce solo nuvole che la circondano. Giusto? È un'illusione dove ogni schiavo sulla sommità del suo piccolo mondo guarda in giù verso qualsiasi altro dalla sua piccola prospettiva. Solo quando mettiamo le prospettive insieme ed ognuno è veramente uguale, il vero mondo viene messo a fuoco.